In questi giorni è uscito il decreto legislativo sui lavori usuranti, che prevede per chi ha fatto il palombaro, chi ha lavorato esposto alle radiazioni, eccetera, degli sconti sulla pensione. Quando facevo il sindacalista della scuola, insieme all'amico che vedo qua, Renato Capelli, facevamo le assemblee insieme, avevamo molte richieste dalle maestre che di ritenere usurante il lavoro, ci eravamo pressati, ecco. Poi quando leggo quelli che fanno il palombaro, quelli che sono a lavorare nelle radiazioni, eccetera, ho detto che c'è la classifica prima delle maestre, c'è un bel pezzo di persone che è messa molto male. Però i lavori brutti non sono quelli, né quello delle maestre né quello del palombaro. I lavori brutti, secondo me, e poco dignitosi, per tornare ai discorsi più elevati che faceva lui, sono quelli dove, se io sto a casa malato, non si accorge nessuno. Che io ci sia o non ci sia non importa a nessuno. Manco io, ce n'è lì un altro, perfettamente sostituibili, perché quello che noi facciamo non richiede niente, non richiede capacità, non richiede personalità, una cosa che non si impara, che si... Allora, questa fetta di lavori, gli altri sono lavori pesanti, ma uno arriva a casa la sera e dice, ecco, però sono riuscito a fare. Oppure quelli stressanti, lavoro al veleno, ho visto morire 5 persone, no? Che mi do, è una cosa logorante. Però uno ha la sensazione che fa un lavoro, è contento, stanco ma contento. Quello invece che fa un lavoro anonimo, dove non è considerato, quello è il lavoro brutto. Cosa fare per quello? Come si eliminano questi lavori? Come... Una parte è ineliminabile, lo sappiamo tutti. Ho sentito dire, non sono mai stato, ma non so se è vero o no, ma però l'avevo letto su una rivista, che in certe comunità in Israele si faceva una rotazione nella vita. Tutti fanno per un qualche anno la loro vita con i lavori brutti lì. È una vaccinazione, io sono d'accordissimo, perché uno poi dopo... Era il nipote di Agnelli che l'avevano messo alla catena per qualche anno, non so se vi ricordate, quello poveretto che è morto giovane. È una vaccinazione utile e che sarebbe un esempio da valorizzare. Quello che è possibile fare, una volta che la tecnologia ne ha eliminati alcuni, penso per esempio al casellante dell'autostrada, no? Perché quello lì può essere sostituito dalla tecnologia. La cassiera del supermercato può essere sostituita dal lettore ottico e così via, però una parte non, difficilmente si riuscirà. Al di là di queste soluzioni, o della rotazione, che è una cosa sociale, difficilmente la strada maestra per venire soprattutto da lontana, per arrivare alla domanda di Ferdinando, secondo me è una maggiore attenzione da parte nostra come sindacati, da parte delle imprese, alla contrattazione su come si lavora, sull'organizzazione del lavoro. Cioè, da quello che ho visto io, è una cosa che passa un po' in secondo piano ormai, cioè si pensa a premi di produzione, si pensa a qualche... ma al come è organizzato il lavoro, se è rispettoso delle persone, se favorisce la responsabilità delle persone, la crescita. Questo qua penso che da un po' di anni è scomparso, da un po' di anni che era uno dei temi caldi degli anni 70. Invece avrebbero interesse sia le imprese sia i lavoratori a rimettere al centro il come si lavora, il come si superano le cose brutte che ci sono nel lavoro, che a volte creano anche problemi, ma è possibile, sedendosi, ragionando, trovare soluzioni. Un ostacolo, lo accennava Ferdinando, un ostacolo è un po' un gioco di ruoli. Io sono di qua, tu sei di là, tu fai la prima mossa che sei l'azienda, io ti sparo addosso, perché... E quindi un meccanismo difensivo anche da parte sindacale. Il fatto di mettersi in gioco, di sedersi a discutere, vuol dire rinunciare un attimo al gioco delle parti e sfidarsi su cosa si può fare. Entrambi i ruoli vengono un po' ridiscussi, ecco, questa io credo che sia
per esempio qui abbiamo una cosa che per il tipo di relazioni sindacali che abbiamo, per la forte sindacalizzazione che abbiamo, siamo una delle province con i più alti tassi di sindacalizzazione in Italia, aumentiamo la media IVO per il 33%, qui siamo molto più alti da altre parti da basso. Ecco, io penso che questa sia una sfida che può investire non solo l'organizzazione del lavoro, che a mio parere deve essere il cuore del problema, uno passa la sua vita lì, ma anche altri aspetti che sono un po' in secondo piano, per esempio la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. È un tema che passa in secondo piano, se ne parla a parole, se ne riviste, ma quanti contratti aziendali si fanno per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro? Ultimissima cosa, giuro, ho finito. Ultimissima cosa, che è uno dei punti su cui si discute fra sindacati, sono pareri diversi, però civilmente se ne può discutere. Circa la contrattazione decentrata, la responsabilità sociale e così via. Io penso che ogni tanto bisogna dire anche dei no. Io penso che abbiamo fatto tanta fatica nel corso degli anni come movimento sindacale a portare a casa alcuni risultati che sono dei risultati di civiltà. Penso allo statuto dei lavoratori, penso soprattutto a alcuni principi come la riforma sanitaria, la scuola per tutti, cioè alcune conquiste del movimento sindacale, e penso a quello che è la conquista sovrana, cioè l'idea di universalismo dei diritti. Tu in quanto cittadino hai diritto al welfare, alla salute e alla sanità. Ecco, secondo me il fatto che si scivoli un po' adesso sul terreno che una parte di queste cose non è più tua in quanto cittadino, ma ce l'hai se lavori in quella fabbrica lì, allora hai un contratto che ti dà di più e porti a casa gli occhiali, la dentiera, i denti e la gratuità della visita radiologica. Ecco, questo secondo me è un passo indietro. È un passo indietro a rischio, perché mette a rischio una conquista per la quale il movimento operaio si è battuto, una conquista di civiltà, che quando parliamo di istruzione, quando parliamo di sanità, insomma di alcune cose, questo è indipendente da dove lavori e da che mestiere fai, ma è uno zoccolo per tutti di dignità in quanto persona. E questa è una cosa che posso capire che abbiamo dei problemi oggi a reggere la spesa e bisogna trovare altre soluzioni di finanziamento per tutti, però no, se tu lavori in quella fabbrica lì o in quel settore lì ti va bene, e se sei pensionato ti va male, o se sei nell'impresa di pulizia ti va ancora peggio.